Sono anche dei dialoghi, anche dei dialoghi tra il catramista e la sciampista. C'è una carta, che è la carta del catramista e della sciampista, che dialogano tra loro, no? E ci saranno diverse, saranno interessanti i Taratarot, saranno interessanti i Taratarot. Porteranno una nuova ventata, diciamo, nel mondo stagnante dei tarocchi. Quindi gli uomini, quando vedono un'oca giuliva, e il mondo è pieno di oche giulive, ebbè, si sentono autorizzati a prenderti per il culo, perché tanto se sei una cretina, cretina sarai e cretina morirai. Invece fingere di essere un'oca giuliva, ma non esserlo, questa può essere anche una strategia vincente. Questa può anche essere una strategia vincente. Ci sarà il narcisista, beh, sì, narcirocco, narcimoscio, ci sarà il narcisista, perché se no venivano fuori 200 carte, Patrizio, ci sarà il narci, ma non differenziato tra rocco e moscio, almeno non credo sia differenziato, vedremo, ma perché se no vengono veramente fuori troppe, troppe carte. Sciampista e catramista sono un'unica carta, ad esempio, saranno un'unica carta con dialogo tra loro. Poi ci sarà però il puttanone da corsa, ci sarà il puttanone da corsa, ci sarà la suorina, il puttanone da corsa, ci saranno delle figure emblematiche, ci sarà il draga a sette teste, il famoso draga a sette teste. Comunque, ad esempio, prendi ad esempio Marilyn Monroe, prendi Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, salutiamo la vecchia, vedete che almeno Cristiana è già vecchia. Fa bene, abbiamo Cristiana vecchia, perché almeno lei si è resa conto di essere vecchia. Non è che come Andrea Giovani mette Andrea Giovani. Lei mette la realtà qui, Andrea Giovani mette un mito, no? Un mito, vorrebbe essere Giovani. Invece Cristiana mette vecchia e quindi è vecchia. Quindi la Marilyn, al di là che avesse o non avesse la depressione, noi non sappiamo. Non sappiamo, diciamo, ma non è molto importante quello. Marilyn era un'icona di bellezza, una diva per eccellenza, e lei ha fatto finta di essere tonta. Il fatto di far finta di essere tonta era la sua arma vincente, perché Marilyn era in realtà un genio, era un genio. Poi aveva avuto la depressione, ha avuto quello che vuole, ma lei si fingeva tonta, si fingeva oca, ma non era oca, era un genio. E la sua egregia abilità, diciamo, di interpretare il ruolo dell'oca, della svampita, beh, le ha fatto guadagnare milioni di dollari. Che poi avesse la depressione, si è suicidata, questo è un altro film. Però comunque lei ha conquistato fama e popolarità ed era semplicemente Norma Jane, una cameriera, ed era normalmente Norma Jane, una barista, e invece, come dire, e invece aveva un'intelligenza, perché l'intelligenza non è soltanto collegata, diciamo, alla cultura, anche se ci sono delle correlazioni, però il presupposto di fondo è che una donna intelligente può anche fare l'oca, ma una oca non può fare l'intelligente. Se sei oca, sei oca e non puoi fare l'intelligente. Invece, al contrario, sì, al contrario, sì. Quindi dobbiamo tenere presente che sicuramente, diciamo, come possiamo dire, non è collegata alla cultura, questo, perché Norma Jean, Marilyn, non so che cultura avesse, non credo che abbia studiato alla Bocconi, comunque aveva un'intelligenza. Anche perché, diciamo, sono tante, no, le caratteristiche, cioè una delle caratteristiche fondamentali è la capacità di saper conversare, la capacità di stimolare. Sono giovani gli altri, esatto, Andrea giovani gli altri. Esatto, Andrea giovani gli altri. Beh, comunque non è indispensabile fare l'oca, però è una caratteristica che possiamo usarla. Quindi, care donne, cercate di essere intelligenti. L'intelligenza non è un qualcosa che abbiamo o che non abbiamo.